Mi preme sottolineare questa sera la decisione politica che abbiamo preso come maggioranza, come amministrazione, proprio sull'abbassamento IMU, perché forse ancora non si è capita da parte dei colleghi, però non si vuole capire. E voglio essere molto chiaro su questo. E la nostra scelta è stata quella, anzi all'inizio, la maggioranza si è trovato, ha deciso di abbassare l'IMU e aveva due alternative. Una era quella di abbassare l'IMU a delle fasce più deboli, l'altra era quella di abbassare l'IMU all'intera popolazione, cercando tra le pieghe del bilancio. Dopo aver avuto diversi incontri di maggioranza, si è deciso per la seconda, cioè abbassare l'IMU all'intera popolazione, per questi motivi. Perché le fasce più deboli, e ne è una riprova questo emendamento firma Amarelli del Ben, non è preciso. Perché fasce più deboli vuol dire tante cose. In questo emendamento viene utilizzato l'ISE. Sappiamo benissimo tutti i limiti, ne abbiamo discusso qua in questo consiglio non meno di un mese fa, di questo strumento. E non ultimo, l'ISE fotografa in gran parte la situazione 2011, non 2012, e quindi è comunque un strumento che ha molte limitazioni. Dopodiché, le fasce più deboli per qualcuno potrebbe essere un tot di persone che hanno certe caratteristiche, più di un altro altre. Tanto più che qui non viene inserito quante famiglie, quante persone hanno l'ISE, 12.000, 20.000, quanti soldi servono. Sarebbe stato uno studio ulteriore che in questo momento, secondo noi, non avrebbe portato comunque a un'ottima scelta politica. E quindi l'idea è stata quella di dire, bene, siamo riusciti a risparmiare, a trovare all'interno della tabella di bilancio questi 200, quella volta 10.000 euro, ora 225.000, e lo distribuiamo a tutta la popolazione, non dimenticando le fasce più deboli. Non a caso il nostro bilancio, lo ripeto per l'ennesima volta in questo consiglio, un terzo del nostro bilancio va a favore delle politiche sociali. Chiaro che se avremo a disposizione altri soldi come questo bel 1.280.000, saremo i primi a rimetterli in gioco nella popolazione. Toccando Sacile, come qualcuno ha sottolineato, che ha passato a 2 per 1.000 l'IMU, ha alzato l'IRPEF, cioè ha alzato una imposta che tocca a tutti, anche coloro che non hanno la prima casa. E quindi comunque c'è un divario su questo, c'è una criticità su questo. Ultimo, la delibera passata in commissione, ora non ricordo bene il giorno, era sì quella che qui avete riportato, ma proprio in sede di discussione in commissione quest'ultima parte che era stata sbagliata è stata cancellata, sì ero presente in commissione, dall'assessore e dal sindaco a verbale, dicendo questo refuso va tolto, basta vedere i verbali. Sì, se dopo su internet è presente un'altra cosa avrà sbagliato chi ha messo su internet questo, ma sul verbale della commissione basta andare a leggere, c'è scritto chiaro e tondo, viene proposto chiaro e tondo. Quindi, per concludere, siamo assolutamente convinti che questa nostra scelta politica sia corretta, e cioè il 0,38 o 3,8 per 1.000, che si voglia, la tua produzione sia la cosa più corretta che in questo momento potevamo fare.